Care amiche ed amici, come state? Bene? Qui il vostro Sant'Enchan, che come sempre vi saluta e vi augura di stare bene. Allora, dicevo, care amiche ed amici, spero che voi stiate bene. Spero che questa registrazione venga bene, perché già dà dei problemi. La targhetta micro SD di 32 gigabit già qualche anno fa funzionava male in questo cellulare perché risultava danneggiata. Poi l'ho iniziata a utilizzare in un altro cellulare, il Nokia Asha 302. Questo è il Samsung 2121 e anche questo non l'accettava più. Poi, dopo averlo aggiustato, questo tablet per conto mio, vabbè, in un altro video vi spiego che l'ho portato al servizio tecnico della fabbrica e poi esteso e non me lo riparavano, però l'accetta. Però questo tablet c'è un inconveniente, che c'è un difetto: la batteria gli dura 15 minuti come massimo, quindi fare video con questo. Allora, questo cellulare adesso mi va in lop. Faccio questo video per ringraziarvi. Infatti, come potete guardare qua, che è il mio canale di YouTube, qua c'è scritto, adesso ve lo ingrandisco, già da qualche giorno, che forse da ieri o dall'altro ieri, come vedete, che si sono raggiunte le 400.079 visioni. Che bello! Abbiamo raggiunto nel canale fondato il 7 febbraio 2013 400.079 visioni. Quindi, care amiche ed amici, 13 14 15 16 17, il 7 febbraio del 2017 di quest'anno sono stati 4 anni di vita del canale, ed adesso che è 22 febbraio siamo arrivati a superare di 72 visioni le 400.000 visioni del canale. Sono molto contento, faccio questo video per ringraziare tutte e tutti voi. Lo voglio fare molto breve perché il merito è stato tutto vostro, che mi avete seguito, che mi avete supportato, che mi avete appoggiato, che mi avete sopportato. E poi è successo che il 26 gennaio ho ricevuto da AdSense il mio primo pagamento di $150. Il 26 gennaio è il mio compleanno, ho compiuto 48 anni e AdSense mi ha dato $150. Magari, se continuate a supportarmi, magari arriverò a ricevere qualcosa di più. Sarò molto contento, perché sono disoccupato e mi dicono di non dire queste cose perché magari non è un messaggio positivo, ma io so che molti di voi vi trovate nelle mie stesse situazioni e dalla mia stessa età. Poi colgo l'occasione per salutare al nostro amico Freddy Fosca, che anche oggi con lui ho chattato in Google Plus, perché avevo pubblicato, voi potete andare a guardare, un'allerta sulle modalità di furto che hanno adottato, quelle di lanciarti delle uova nel parabrezza dell'auto, e così abbiamo avuto una amena conversazione. Lui è scettico, dice che è abbastanza forte come per dargli quattro pigne ai ladri.
Io dico che non vale la pena rischiare, che bisogna fare come suggeriscono gli autori dell'articolo che non ho scritto io, cioè bisogna accelerare, sgommare e sparire, e non bisogna azionare il tergicristallo né buttarci acqua del parabrezza, perché altrimenti si fa una cosa densa che non ti fa più vedere. E quindi abbiamo parlato anche oggi con Freddy Fosca, come sempre facciamo. Lui è ricercatamente polemico, sofisticato, perché ama molto la provocazione. Io non lo seguo in tutto, ma capisco che è un suo modo di fare e di porsi le cose. Poi, per quanto riguarda il telegiornale, lo guardo più per routine che non perché mi interessa, perché delle cose che succedono in tutto il mondo non dice niente. Io non so come facciano il palinsesto dei telegiornali nella RAI, perché sembra che ogni tanto le cose scompaiano di vista, non si sa più della crisi che continua purtroppo ad esserci fra Ucraina e Russia, non si sa più della crisi fra Turchia e Russia, non si sa più che cosa sta succedendo in Siria, ne parlano ogni tanto. E poi, vabbè, mi hanno chiesto di fare un video sui problemi della tossicodipendenza, sul ragazzo che si è suicidato perché la madre ha chiesto ai carabinieri una perquisizione domiciliaria, su quell'altro ragazzo che è stato pestato perché si drogava. Farò un video magari su quello. Comunque, soprattutto, è proprio perché stiamo parlando delle 400.000 visioni che abbiamo superato di una settantina, che io non vi voglio adesso parlare di nulla, anche perché dovrò editare il video e si è fatto tardi, come potete vedere non c'è molta luce, è tutta luce dell'appartamento e della filmatrice, è vero, ma io vi propongo, proprio per celebrando queste 400.000 visioni, il superamento delle 400.000 visioni, che siate voi una volta ogni tanto a proporre a me quello che devo trattare. Quindi voglio lanciare il mio primo question times o frequent ask and question, FAQ, da non confondere con un'altra parola inglese quasi uguale, perché FAQ è un acronimo, FAQ, frequent ask and question, cioè le domande, fatemi delle domande oppure proponetemi dei temi. Per esempio, come potete vedere da voi, ve lo dico sempre, io ho molti libri. Certo, non mi chiedete libri che non ho, perché potrei consultarli in internet, ma chiedetemi soprattutto i libri che ho. Questo ve lo dico prima di tutto perché non ho il tempo di rileggerli tutti, no? Quindi altri non ne compro. Poi alcuni di loro non li ho neanche letti, perché uno si fa tentare dal comprare libri unici, libri rari che non si trovano tutti i giorni, e poi non li legge. E poi il fatto è che, essendo io disoccupato, non è che posso uscire e comprarmi tanti libri. Una volta che uno ha questo novero di libri, questa valanga di libri, tre armadi, non sente, soprattutto oggigiorno, perché io da giovane e da ragazzo leggevo moltissimo, anche 8 ore al giorno, non guardavo tanto la tele, non mi importava lo sport, il calcio, preferivo leggere. Però oggigiorno che c'è internet, tu puoi vedere documentari di storia, tu puoi leggere cose anche in internet, i racconti di Lovecraft li puoi trovare, cerchi cari estinti Lovecraft e trovi delle pagine di Blogspot, dei social forum, dove c'è il racconto completo. Quindi non è come negli anni 90, 80 o 70 che non c'era internet, o negli anni 90 c'era, sì, lo so, ma io non ce l'ho mai avuto in casa, perché funzionava in modo diverso, era molto lento,
i computer erano ancora molto cari, e quindi leggevo. Adesso già non compro libri perché passo gran parte del tempo in internet facendo i video, che questo fino al 2006 di fare video non era tanto normale. Poi perché c'ho già tante letture, che ci sono dei libri che ho letto solo una volta 20 o 30 anni fa. Adesso se li rileggo è come se li rileggo quasi per la prima volta, perché uno non è che si può ricordare ogni libro che ha letto. E poi sono disoccupato, ripeto, già per me 13 euro metterli insieme è una cifra, ma metterne insieme di più, i libri possono costare molto di più. I libri che costavano 12.000 lire, 7.500 lire, 15.000 lire, adesso costano 15 euro. E uno magari non è che è diventato ricco come per avere oggi 15 euro al posto di 15.000 lire della fine dei 90. Uno continua a avere le 15.000 lire di oggi, ma a dover spendere in euro. Per quello vorrei diventare ricco grazie al tubo, grazie a YouTube. Quindi niente, non mi viene null'altro da dire, perché è stata l'emozione di aver raggiunto le 400.000 visioni, di averle superate. Grazie a tutti voi. Non voglio risultare ridondante, voglio fare un video come in più di uno mi ha consigliato di fare, un video corto. Quindi vi saluto, spero che venga bene, che la memoria non si rovini del tutto, perché già due o tre volte la filmatrice mi dice che non detetta la memoria. Il fatto che io non riesco a collegare questa filmatrice al computer con l'USB 2, e quindi mi risulta molto lento da passare l'archivio nel computer dopo, allora preferisco, invece dei dischi rigidi della filmatrice, usare una targhetta micro SD. Beh, vi lascio, se no approfondisco su cose marginali. Speriamo che tutto vada bene, forse fra due ore il video è disponibile. Allora, ancora una volta, care amiche ed amici, vi saluta il vostro Santen Chan.